Iniziamo col creare la testa, partiamo dal nostro anello magico. Allora, prendo il filo, lo attorciglio un paio di volte intorno al dito, inserisco l'uncinetto sotto il filo, aggancio il filo, lo trascino verso di me e lo chiudo con un punto catenella. Adesso sgancio il filo dal dito e inizio a lavorare 6 maglie basse. 1, 2, 4, 5 e 6. Adesso procediamo a chiudere il nostro anello magico. Sgancio un secondo l'uncinetto dal lavoro e inizio a tirare uno dei due fili. Come noterete, come inizio a tirare un filo, l'altro rientra. Ops. Adesso, come vedete, è rimasto questo filo, questo pipiolino è una codetta. Per far rientrare questo pipiolino basta solo tirare il finale del nostro anello magico. Così. Tiratelo bene, assicuratevi che l'anello magico sia ben chiuso. Ecco fatto. Abbiamo così il nostro anello magico chiuso. Adesso riaggancio l'uncinetto nel lavoro e vado a fare una maglia bassissima. Ecco fatto. Adesso, per procedere nel secondo giro, mi alzo con un punto catenella. Procediamo col secondo giro. Nel secondo giro andremo a lavorare 12 maglie basse, cioè faremo 6 aumenti. Allora, 1 e 2, 3, 4, 6, 10, 11 e 12. Procediamo con il terzo giro. Chiudo il lavoro con una maglia bassissima e mi alzo con un punto catenella. Procediamo adesso col terzo giro. Nel terzo giro faremo una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa, un aumento. Procederemo così per tutto il giro fino ad ottenere 18 maglie basse. Ho appena finito il terzo giro, ho chiuso con una maglia bassissima e mi sono alzata con un punto catenella. Proseguiamo per qua il quarto giro. Nel quarto giro faremo 2 maglie basse, 1 e 2, e un aumento, 3 e 4. Allora, 2 maglie basse e un aumento. Procederemo così per tutto il giro. Alla fine del quarto giro ci dovremmo ritrovare con 24 maglie basse.
Sono arrivata alla fine del quarto giro e come vedete qui mi ritrovo 24 maglie basse. Proseguo per il quinto giro, chiudo con una maglia bassissima e mi alzo con un punto catenella. Nel quinto giro faremo 3 maglie basse e un aumento. E 3, 4. E 5. Ripeteremo questa sequenza per tutto il giro fino ad ottenere 30 maglie basse. Ho appena finito il quinto giro e mi ritrovo con 30 maglie basse. Procediamo con il sesto giro. Qui non c'è né un aumento né una diminuzione delle maglie. Quindi il sesto giro sarà ancora di 30 maglie basse, con la differenza che lavoreremo solo nel lato posteriore del punto. Così infilo l'uncinetto nella parte dietro del punto, lasciando il mezzo punto, così, e farò un punto basso. Ripeto, rinfilo l'uncinetto nella parte posteriore, aggancio il filo e faccio un punto basso. Proseguo così per tutto il giro. In questo giro noi terremo ancora 30 maglie basse, con l'unica differenza che in questo momento, come vedete, sto lavorando nella parte dietro del punto. Come potete vedere, lavorando nella parte dietro del punto, viene fuori una sorta di righina. Questo servirà a rendere un po' più piatto il lavoro. Ho appena finito di lavorare il sesto giro, lavorando solo la parte dietro, come potete vedere, del lavoro. Facendo così mi viene fuori una sorta di righina. Procedo con il chiudere il giro facendo una maglia bassissima e alzandomi con un punto catenella. Adesso ritorneremo a lavorare normalmente. Dal settimo al nono giro noi lavoreremo sempre 30 maglie basse. Ho appena finito di lavorare il nono giro, chiudo con una maglia bassissima e mi alzo con un punto catenella. Procedo per il decimo giro. Nel decimo giro lavoreremo 4 maglie basse e un aumento. 4, un aumento. Proseguiremo così per tutto il giro fino ad ottenere 36 maglie basse. Ho appena finito il decimo giro. Dall'undicesimo giro fino al quindicesimo giro noi lavoreremo sempre 36 maglie basse. Ho appena finito il quindicesimo giro, come potete vedere. Ho appena finito di formare il muso. Adesso procediamo con il creare il restante pezzo della testa. Adesso andremo a fare il sedicesimo giro. Chiudo con una maglia bassissima, mi alzo con un punto catenella. Nel sedicesimo giro faremo 3 aumenti. 1, 2 e 3.
Proseguiremo con il fare 30 maglie basse. 1, 2. Ho appena finito di lavorare le mie 30 maglie, le mie 30 maglie basse, nel restante punti, nelle restanti maglie rimanenti, farò ancora 3 aumenti. 1, 2 e 3 aumenti. Chiudo il mio sedicesimo giro con una maglia bassissima e mi alzo con un punto catenella. Alla fine del sedicesimo giro facendo 3 aumenti, poi proseguendo con 30 maglie basse e altri 3 aumenti, in tutto il giro noi avremo 42 maglie basse. Proseguo con realizzare il 17° giro. Nel 17° giro non ci sono varianti, farò ancora 42 maglie basse. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 41, 42. Chiudo con una maglia bassissima e mi alzo con un punto catenella. Proseguo con il 18° giro. Nel 18° giro farò un aumento, una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa e un aumento. In tutto sono 3 aumenti intervallati da una maglia bassa. Adesso proseguiamo con il fare 32 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ho appena finito di lavorare le 32 maglie basse, adesso per finire il 18° giro procederemo nel fare un aumento, una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa, un aumento. Chiudo con una maglia bassissima e mi alzo con un punto catenella. Nel 18° giro, in tutto dovremo ritrovarci con 48 catenelle. Nel 19° giro non c'è nessuna variante, quindi io andrò a lavorare 48 maglie basse. Ho appena finito il mio 19° giro, vado a chiudere con una maglia bassissima, mi alzo con un punto catenella e inizio a lavorare il mio 20° giro facendo un aumento, due maglie basse, un aumento, due maglie basse, un aumento. Da questo momento in poi andrò a lavorare 34 maglie basse. 1, 4, 5, 6, 7, 8,
30, 31, 32, 33 e 34. Adesso nelle restanti maglie andremo a lavorare ancora un aumento, due maglie basse, un aumento, due maglie basse e finiremo con un aumento. Alla fine del 20° giro, in tutto noi dovremmo avere 54 maglie basse. Nel 21° giro non c'è nessuna variante, quindi lavoreremo ancora 54 maglie basse. Ho appena finito il 21° giro. Chiudo con una maglia bassissima, mi alzo con un punto catenella e proseguo per il 22° giro. Nel 22° giro inizierò con un aumento, 3 maglie basse. Maglie basse, un aumento. Ok, in tutto abbiamo fatto 3 aumenti intervallati da 6 maglie basse. Proseguo adesso facendo 36 maglie basse. Ho appena finito le 36 maglie basse, proseguo col fare un aumento, 3 maglie basse, un aumento, 3 maglie basse. E finisco con un aumento. Chiudo il mio 22° giro con una maglia bassissima e mi alzo con un punto catenella. Dal 22° giro al 24° giro, non c'è nessuna variante, noi terremo sempre 60 punti. Sono arrivata alla fine del 24° giro, proseguo con il 25°, alzo un punto catenella e inizio a lavorare 9 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Adesso faccio un aumento. 10 e 11. Proseguiamo con 9 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e un aumento. Sono arrivata alla fine del 25° giro, ripetendo 9 maglie basse e un aumento per tutto il giro. Alla fine del 25° giro noi ci ritroveremo con 66 maglie basse.
Dal ventiseiesimo giro al ventisettesimo giro non c'è nessuna variazione, quindi noi lavoreremo sempre 66 maglie basse. Ho appena finito il ventisettesimo giro, chiudo con una maglia bassissima e mi alzo con un punto catenella. Adesso nel ventottesimo giro vado a lavorare 9 maglie basse e una diminuzione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vado a fare una diminuzione. Io per fare la diminuzione prendo solo mezza maglietta, come vedete, anteriore. Faccio diminuzione. Faccio questo lavoro perché prendendo solo mezza maglietta anteriore, la diminuzione è meno visibile nella lavorazione. Ripeto per tutto il giro 9 maglie basse e una diminuzione fino ad avere 60 maglie basse. Sono arrivata alla fine del ventottesimo giro, finisco con una diminuzione, chiudo con una maglia bassissima e mi alzo con punto catenella. Dal progetto col 29° giro, dal 29° il 29° giro e il 30° giro non c'è nessuna variazione, quindi lavoreremo 60 maglie basse. Ho appena finito il 30° giro, chiudo con una maglia bassissima, mi alzo con un punto catenella e procedo a fare il 31° giro. Nel 31° giro faremo 8 maglie basse e una diminuzione. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, una diminuzione. Procederemo così per tutto il giro, fino ad avere, alla fine del giro dovremo avere 54 maglie basse. Sono arrivata alla fine del 31° giro, finisco con una diminuzione, chiudo con un punto bassissimo e mi alzo con un punto catenella. Lavoro ancora il 32° giro con 54 catenelle. Ho appena finito di lavorare il 32° giro, chiudo con un punto bassissimo, mi alzo con un punto catenella. Vado a lavorare il 33° giro. Nel 33° giro, scusate, lavorerò 7 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E farò una diminuzione. Ripeterò le 7 maglie basse e una diminuzione per tutto il giro fino ad ottenere 48 maglie basse. Ho appena finito di lavorare il 33° giro, finisco con una diminuzione, chiudo il giro con una maglia bassissima, mi alzo con un punto catenella. Anche il 34° giro non ha
nessuna variante, quindi lavoreremo 48 maglie basse. Allora, finito il giro 34esimo, chiudo con una maglia bassissima, mi vado ad alzare con un punto catenella e inizio a lavorare 6 maglie basse, 3, 4, 5 e 6. E una diminuzione. Ripeto per tutto il giro 6 maglie basse e una diminuzione fino ad ottenere 42 maglie basse. Appena finito di lavorare il 35esimo giro, chiudo con una maglia bassissima. Mi alzo con un punto catenella, vado a lavorare il 36esimo giro. Nel 36esimo giro non c'è nessuna variazione, quindi lavorerò ancora 42 maglie basse. Appena finito il 36esimo giro, vado a chiudere con un punto bassissimo. Mi alzo con un punto catenella. A questo punto ci conviene iniziare a imbottire il nostro lavoro. Allora prendo la mia spilla da baglia, la inserisco nel punto, così quando andrò ad imbottire la testa non rischio che si disfi tutto quello che abbiamo fatto fino adesso. Adesso inizierò con imbottire la testa di Peppa Pig. Prima il muso. Mi raccomando, assicuratevi che l'imbottitura va di tutta, cioè che sia tutta omogenea per non rischiare di deformare la testa del pupazzo. Ok. Come potete vedere, ho iniziato a imbottire la testa di Peppa Pig, per adesso mi fermo qui. Sgancio la mia spilla da baglia, reinserisco l'uncinetto e inizio con il lavorare il 37esimo giro. Nel 37esimo giro, facendo attenzione a non impigliare con l'uncinetto nell'imbottitura e quindi rischiare di trascinarsi l'imbottitura nella lavorazione, io inizierò lavorare 5 maglie basse. Allora, ne ho già fatte 3. Quattro e 5 e farò una diminuzione. Mi raccomando, state attente a non tirarvi indentro con l'uncinetto perché è molto facile che succeda la lovatta. Io, come state vedendo, sto premendo lovatta all'interno, proprio per evitare che nel lavorare mi sia con l'uncinetto agganci l'ovatta così e rischi di portarmelo nel lavoro come vi ho fatto vedere adesso. Ok, faremo per tutto il giro 5 maglie basse e una diminuzione fino ad ottenere 36 maglie basse. Ho appena finito il mio 37esimo giro, faccio la mia maglia bassissima, mi alzo con il punto catenella e proseguo con il 38esimo giro. Nel 38esimo giro noi lavoreremo 4 maglie basse, 2, 3 e 4 e una diminuzione.
Ripeteremo 4 maglie basse e una diminuzione per tutto il giro fino ad ottenere 30 maglie basse. Procedo con il 39° giro lavorando 3 maglie basse. 1, 2, 3 e una diminuzione. Ripeteremo 3 maglie basse e una diminuzione per tutto il giro fino ad ottenere 24 maglie basse. Ho appena finito il mio 39° giro, ho fatto una maglia bassissima, mi sono alzata con un punto catenella, procedo nel fare il mio 40° giro. Nel mio 40° giro lavorerò 2 maglie basse e una diminuzione. Lavorerò 2 maglie basse e una diminuzione per tutto il giro fino ad ottenere 18 maglie basse. Ho finito il mio 40° giro e mi ritrovo con 18 maglie basse. Procedo col 41° giro. Nel 41° giro io lavorerò una maglia bassa e una diminuzione. Procedo così per tutto il giro fino ad ottenere 18 scusate, fino ad ottenere 12 maglie basse. Ho appena finito il mio 41° giro, mi ritrovo con 12 maglie basse. Adesso a questo punto finisco di imbottire la testa. Come potete vedere, non è imbottita del tutto. Allora, riblocco il punto con la mia spilla da balia, prendo l'ovatta e cerco piano piano di inserirla in questo piccolo buco. Proseguo nel fare 42° giro. Però questa volta non mi alzo il punto catenella perché andrò a lavorare 6 maglie basse, 6, scusate, 6 diminuzioni e quindi non mi serve il punto catenella. Ok, mi tiro il filo, taglio la coda. Ok, prendo l'ago da lana, per la lana, e passare il filo qui nelle mezze maglie che sono rimaste delle 6 diminuzioni, così, e infilo dentro, così lo infilo dentro e me lo faccio passare in un lato della lavorazione. Dove sbuca il filo, tendo a farlo passare in mezzo alla lavorazione, ai punti. Vedete, sto infilando in mezzo ai punti. Muovo nella lavorazione. Faccio questo procedimento un paio di volte perché così sono sicura che una volta tagliato il filo e aggiusto e una volta tagliato il filo non mi scappi da dentro la lavorazione e non si disfi la lavorazione. Per adesso abbiamo finito, come vedete abbiamo realizzato la parte più importante, la testa.